Allora, raccontiamo lo svolgimento della festa di San Martino che vedremo l'11 e 12 novembre. Allora, quest'anno San Martino si arricchisce sempre di più. L'anno scorso abbiamo avuto un grandissimo successo, abbiamo ripreso questa festa decennale gestita da un gruppo di amici di Soverato. Quest'anno abbiamo voluto dare un taglio diverso, abbiamo convinto a collaborare sei comuni sia del comprensorio Lanzarese che del comprensorio Regino ad esporre le loro eccellenze. Quindi diciamo, stiamo cercando, io ho voluto dare una frustata, come dice, a questa amministrazione, perché si comincia a ragionare in termini un pochino, voglio dire, dobbiamo allargare gli orizzonti, perché non possiamo rimanere radicati sul territorio, quindi a fare delle cose solo per il territorio. È giusto aprirci e quindi far venire delle gente a Soverato, magari gente che magari non c'è mai stata, quindi così si rende conto delle bellezze della cittadina. Quindi abbiamo coinvolto il comune di Amarani verrà qui con il miele, quindi presenterà l'eccellenza che è il miele. Loro hanno vinto un premio prestigioso, sono arrivati secondi in un premio internazionale, quindi di cocktail, non so dove, comunque in una località francese lì, con il nostro alberghiero. Quindi hanno fatto questo cocktail con l'alberghiero, con il miele di Amarani, e l'hanno chiamato Amarani questo miele, quindi questo cocktail, quindi sono arrivati al secondo posto. Ed è un'eccellenza nostra, magari molti non lo sanno che il miele di Amarani è una delle eccellenze calabresi nel mondo. Poi abbiamo voluto coinvolgere Bagnara Calabra, quindi ecco, ci spostiamo da una provincia all'altra. Bagnara Calabra, ci saranno due aziende che presenteranno le loro eccellenze, le eccellenze di Bagnara e Torrone. Abbiamo coinvolto Cicala ci porterà le castagne e tanti altri prodotti. Abbiamo coinvolto Zagarice non tutti lo sanno, ma è famosa per l'olio, quindi sono grossi produttori d'olio che esportano questo loro prodotto in tutto il mondo. Abbiamo coinvolto anche il comune di Mammola per lo stocco, speriamo di averlo perché abbiamo avuto qualche problema fino a 5 minuti fa, comunque spero di risolverlo questa sera. E poi abbiamo coinvolto le nostre eccellenze, voglio dire, qui c'è l'azienda Migliaresi, è un'azienda leader a livello biologico, quindi ci ha collaborato in pieno, di questo li ringrazio. Abbiamo coinvolto un'altra eccellenza di Soverato, che è l'Istituto Alberghiero. Ce l'abbiamo avuto l'anno scorso, ce l'abbiamo di nuovo quest'anno, quindi l'Istituto Alberghiero quindi continua quest'opera di collaborazione con noi, e quindi di questo veramente ne siamo felici. Ci sarà un Yelmo con il caffè, avremo un caffè gratis per tutti, abbiamo l'acqua Calabria che ci darà l'acqua anche questa. Quindi diciamo una cosa molto molto grossa, questo per quanto attiene la parte gastronomica. Passiamo anche a un'altra questione. Corso Umberto I quindi ospiterà la parte gastronomica ma anche la parte spettacolistica di questa festa, sì, che è molto importante. Sì, e come dicevo, quindi queste stand saranno distribuite tutto lungo Corso Umberto. E poi c'è la parte spettacolare. Noi iniziamo venerdì con l'apertura degli stand alle 18, c'è questo gruppo di trampolieri, faranno dei giochi di fuoco, quindi sono molto particolari, è un'iniziativa nuova da parte di questo gruppo, la presenteranno per la prima volta a Soverato, quindi anche questo mi fa onore. Poi proseguiamo con una sfilata per bambini a cura della ludoteca qui che sta a Trento Trieste, il mondo delle favole, quindi faranno una collezione autunno-inverno di bambini proprio sul palco, quindi una cosa molto carina, molto bella. E poi finiremo la sera alle 22 col concerto di un sassofonista che non conosciuto a molti. Perché molti mi hanno detto, ma chi è questo? Io vi posso assicurare che l'ho sentito, sono quelle realtà che magari non tutti conoscono, ma io sono convinto che più di uno ne apprezzerà il valore. Si chiama Nicky De Conso, che è un bravissimo sassofonista, quindi suonerà musiche diciamo live di 60-70, diciamo alla Fred Bongusto maniera, diciamo, quindi. Questo per venerdì. Sabato sempre iniziamo con l'apertura degli stand.
E poi la cosa bella, c'è questa orchestra orchestrando, che è un'orchestra tutta particolare, diciamo, per farvi capire, è un genere tipo Jim Bill, quindi con questi strumenti a fiato, tutti, quindi che saranno in giro per Corso Umberto, quindi non saranno fermi, saranno in giro per Corso Umberto, scherzeranno un po' con gli avventori, chi verrà a vedere gli stand, per poi spostarci alle 20.30, 21, comunque in via San Martino, dove gli chef, sono circa 4-5 mi pare, dell'alberghiero, cucineranno in diretta, dal vivo, perché ci saranno le cucine proprio messe lì come l'anno scorso, quindi non è roba precotta, è roba cucinata sul posto, questo tengo a sottolinearlo, è roba cucinata sul posto, quindi ci sarà questa degustazione. Poi finiamo la sera con il gruppo Alma Folk, che è un gruppo dei ragazzi di Guardavalle che hanno suonato per tanto tempo con Cavallaro, quindi diciamo il genere...